Con Mattia Della Puppa di Adler Entertainment per presentare il film Open Arms, La legge del mare di Marcel Barrena al cinema da giovedì 3 febbraio 2022. Ben trovato. Ciao, ciao a tutti, ciao Federico, ciao. Lo raccontiamo brevemente? La storia vera raccontata in forma di finzione delle vicende che hanno portato alla fondazione di Open Arms, appunto l'ONG che tutti conosciamo, e che nasce sostanzialmente dal desiderio, dalla visione di un uomo, che in questo caso appunto è Oscar Camps, che abbiamo avuto il piacere di avere ospite in Italia e che ci ha raccontato poi anche in prima persona tutta l'esperienza che l'ha portato a fondare appunto l'ONG e che di fronte a tragedia, decide che non può restare con le mani in mano e cerca in tutte le maniere, in tutti i modi possibili, di adoperarsi per fare quello che sembra impossibile, cioè andare in mezzo al mare a salvare delle persone che stanno affogando. Questa è la storia del film, è la storia di come una persona riesca poi a superare i propri limiti quando ha una visione più grande di sé, un obiettivo davanti, per quanto quell'obiettivo possa sembrare irraggiungibile. Quindi è un film molto emozionante, almeno noi l'abbiamo trovato molto emozionante e ci piaceva portarlo al cinema. Che tu sappia come ha avuto origine questo progetto. È stato un lavoro di 5 anni perché, tra l'altro, il film è stato poi girato nei luoghi reali, quindi al largo delle coste greche, al largo delle coste spagnole, e ha avuto origine perché il regista ha incontrato Oscar Camps e da lì insieme hanno cercato faticosamente di mettere insieme questa produzione che è stata molto molto complicata, molto lunga dal punto di vista temporale, appunto, come dicevo, che ha portato via quasi 5 anni. E non sarebbe stato possibile senza la voglia di Oscar di raccontare la sua storia, perché di fatto questo è. Quindi partendo da questo rapporto, con uno sforzo di produzione lunghissimo, sono riuscito effettivamente poi a mettere in piedi questo film molto ambizioso anche dal punto di vista del racconto, di come è messo in scena il racconto. Cosa hai apprezzato di questo lavoro? Due cose principali. La sincerità, nel senso che è un racconto che ti mette le cose davanti per quelle che sono. Quindi non è un film pietista, non è un film agiografico, è un film onesto, sincero, emozionante, perché ovviamente chiunque, almeno di noi, ha visto il film si è emozionato, perché la storia è appunto una storia umana estremamente potente. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa che va un po' a braccetto con questo è il fatto che è un film non strettamente politico. Nel senso che non è un film che si scaglia contro quelli che la pensano diversamente dal punto di vista di Open Arms e che si focalizza di più, come dicevo prima, sulla visione di un uomo e sugli sforzi che lui ha fatto contro tutto e contro tutti per riuscire a portare avanti quella visione, molto motivazionale, se dovessi usare una parola. Un'altra delle caratteristiche che comunque mette in evidenza le responsabilità delle autorità, da Malta alla Grecia, alla Turchia e più in generale all'Europa. Sì, cioè questo fa parte poi di quello che ti dicevo prima, cioè è ovvio che non è un film che si tira indietro e che ti fa vedere le cose per quelle che sono, e quindi facendoti vedere anche che ci sono delle sacche di responsabilità, cioè questo è piuttosto evidente, però anche qui lo fa con una maniera estremamente sincera, estremamente onesta, e quindi appunto non nascondendo niente, neanche queste cose, ok? Quindi sono assolutamente d'accordo con quanto dici. E come ricordavi all'inizio, del protagonista mette in luce anche la problematicità, il passato, insomma, non è un eroe nell'accezione in cui viene solitamente espresso, ma è un uomo con Assolutamente. tutti i suoi limiti. È esattamente quello che ti stavo dicendo prima, cioè non è un film agiografico, cioè che quindi racconta la storia di un santo senza difetti, senza turbamenti, senza problematiche. È un film che racconta la storia di una persona che ha appunto, come ti dicevo, una visione, ma che ha anche delle problematiche che non sarà al mondo. E questo lo rende molto sincero, molto vero, molto, molto onesto, ecco. Quindi è un'altra delle cose che assolutamente ho apprezzato e abbiamo apprezzato di questo film e che credo abbia apprezzato poi anche il pubblico, al punto tale che comunque, come sai, il film ha vinto il premio, l'Audience Award alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato in anteprima. Quello che fa la differenza è lo scatto che gli dà l'empatia verso le persone che soffrono, che cercano di attraversare il mare. Assolutamente sì, esattamente questo. È ovvio che ci sono proprio momenti del film dove questa cosa è evidente, soprattutto all'inizio del film, dove piuttosto che voltare lo sguardo in un'altra parte, a un certo momento Oscar decide semplicemente di fare qualcosa, che è una cosa che può sembrare banale detta così, ma ovviamente non lo è, perché poi quel fare qualcosa diventerà la sua vita, in tutto e per tutto. Che distribuzione sarà?
Saremo oltre le 200 copie. Un'uscita importante. Sì, sarà un'uscita importante, ci teniamo a portarlo nel maggior numero di cinema possibili, compatibilmente appunto con una situazione di mercato che magari dal punto di vista degli incassi non è particolarmente florida in questo momento, però crediamo che una storia forte come questa possa comunque interessare il pubblico, da qui l'idea anche di fare un'uscita consistente dal punto di vista delle copie. Per saperne di più ci dai dei riferimenti web? I nostri canali social, quindi pagina Facebook di Adler, la pagina Instagram di Adler e Twitter di Adler. Segnalo anche i canali social di Open Arms, l'associazione che ci sta supportando nell'uscita del film e che sta pubblicando anche già dei contenuti speciali realizzati direttamente per loro. Di questo regista sappiamo altro? So su cosa sta lavorando, ma non te lo posso dire. So su cosa sta lavorando, ma in questo momento, se te lo dico, mi ammazzo, per cui okay. Meglio che sto zitto. Il film Open Arms, La legge del mare di Marcel Barrena al cinema da giovedì 3 febbraio 2022. Un saluto e un gran saluto a Mattia Della Puppa di Adler Entertainment che lo distribuisce. A presto! Grazie mille, ciao.